importante perché sono nato in una famiglia con due genitori pastori e dunque la Bibbia è stato il libro principale della mia infanzia. Sono cresciuto con le storie della Bibbia, mi sono identificato con i suoi personaggi, mi sono commosso leggendole sia l'Antico che anche il Nuovo Testamento. Quindi un ruolo sicuramente centrale. Poi nelle nostre chiese siamo tutti degli esperti di Bibbia, tutti discutiamo sempre molto animatamente agli studi biblici, anche in concorrenza con il pastore, quindi un ruolo fondamentale, direi. Cosa possiamo portare in più? Sicuramente possiamo portare la freschezza, la voglia di andare oltre le barriere, la voglia di rischiare con tutti noi stessi, per appunto rischiare anche di poter destabilizzare quelle che sono le realtà delle nostre chiese, perché siamo un po' incoscienti. In arabo e poi ho fatto un master di mediazione culturale, quindi niente lasciava pensare che io andassi verso il pastorato. Anche con i miei genitori pastori tutti mi dicevano: ma farai il pastore anche tu? Io ho sempre risposto di no, ma io ho trovato comunque che la vita della comunità è così centrale nella mia esperienza che il mio già impegno nella chiesa si deve tradurre per forza in qualcosa di più concreto, di qualcosa più sul campo. E, la mia chiamata è avvenuta in un periodo molto difficile della mia vita, in cui non sapevo che cosa avrei fatto della mia vita, anche le mie relazioni si stavano deteriorando, e attraverso questa chiamata il Signore mi ha riportato su un cammino di relazione autentica con gli altri. E quindi per me è un tutt'uno, la mia vita, la mia vocazione sono un tutt'uno, è il senso della mia vita. E abbiamo degli amici di una parrocchia vicino a Cornelia, e qualche volta siamo andati da loro, ancora loro non sono venuti da noi, ma presto speriamo che avverrà. E abbiamo cantato i Vespri insieme, abbiamo fatto delle riflessioni bibliche e ci siamo incontrati anche per danzare, anche solo per stare insieme, così mangiare una pizza, ed è stato molto bello. Sì, come dicevo, ricollegandomi alla prima domanda, noi abbiamo l'incoscienza, quindi è un'arma da sfruttare, perché possiamo stare insieme senza vedere le barriere che ci sono tra noi, perché la nostra comune esperienza di studenti, di universitari e di credenti è determinante, perché al di fuori dell'ambiente, dell'ambito dei credenti, la vita è molto diversa, è molto dispersiva, è molto mordi e fuggi, mentre per noi è importante stare insieme. Quindi questo è un valore centrale, stare insieme, condividere e ascoltare la parola insieme. Quindi io penso che è possibile in un futuro magari non troppo lontano incontrarci con la scrittura al centro, e questa è la cosa che più ci avvicina.